Vieni gatto. Sogno sognato. Dico io sogno o sognato. Oggi facciamo una pettuccina a freddo. Una pettuccina a freddo perché si scrive questo signore o questo il ragazzo così che si chiama Gennaro Esposito. Sembra che sia di napoletano dal nome e cognome. Forza Napoli, che Napoli è una città spettacolare. Si chiama Gennaro Esposito. È stato ora a Cabello Vittorio i Pagarazzi. E tutti quelli che ci sono. E allora, la pettuccina, vedete? Intanto la pettuccina è romana. Dice Peppe, la fettuccina è romana, la tagliatelle è romagnola, la tagliatelle della nonna Serafina. Guarda, e buttiamo queste tagliatelle. Ora, più che fare la pasta, noi facciamo poco perché non ne mangia nessuno di questa pasta. Parliamo di chiaro. Un pochettone, io lo so, c'era un pochettone qua, parliamo della pasta, ma si chiama così, non si capisce niente. E allora, guardate, abbiamo trovato le pettuccine e il piatto, l'abbiamo riscaldato un pochettino, cioè un poco tiepido, e abbiamo messo il burro. Perché questa noi facciamo due versioni, è più da spiegare che più che farla, perché al ristorante, cioè a Roma c'era un ristorante chiamato Alfredo, quando ancora era tutto bianco e nero, televisione di bianco e nero, Berlusconi non c'era, c'era canale 5. Oh. Ora che riprendiamo, guarda, le fettuccine li fanno pure loro. Questa noi abbiamo messo un pochettino di burro, guarda, e le mettiamo qua, da parte. Momentaneamente questa la mettiamo da parte, e questa qua la mettiamo qua, perché le fettuccine fresche che vogliono subito. Per cuocere è più di spiegare le cose che fare di questa pasta. Ne facciamo poco perché noi non la mangiamo. Dice, ma perché che fa la buttata? No, dopo facciamo i gnocchi di fettuccini. E allora la pasta è cotta. Qua abbiamo il burro, guardate, e il formaggio, vedete? Si mette il formaggio così, si mette il formaggio, un pochettino di acqua di pasta, guardate, così, un pochettino di acqua di pasta, e poi allora c'erano quelle che erano più specializzate per la mantova cattura, no mantova, mantova cattura, quelle che, come si dice? La mantellatura di così, no? E fanno sempre di così, che mandicano, no? Perché che deve fare una specie di crema. Guardate così, vedete? Allora c'erano i trotelli, c'erano i chef di sangue, se chiamate noi per in giuro, no? Un po' di scherzo tra cuochi e cameriere, ci chiamano i camalas e cose. E c'era il maciotelle che in sala prendeva questa pasta così, guardate, vedete? E manticava fino a fare una crema di formaggio, così, no? Questo ristorante, stavo dicendo io, che a Roma, vedete così, si fa un pochettino di crema. Se non viene,
poi che si mette sempre un pochettino di acqua di pasta, così. Vedete? Si prende tutta. Queste c'erano quelle specializzate, le metodelle di Cefisano. A Roma, quando tutto era bianco e nero, che non c'era né la Rai né il Berlusconi, il Canale 5, c'era solo la radio. Poi stiamo parlando di tanti anni fa, c'era solo la radio, c'era un ristorante chiamato Alfredo. E faceva di questa paesa a Roma, se c'è ancora io non lo so. Guarda, e questa è la fettuccine Alfredo originale, no? Vedete? Così. Dopo che si prendeva e si impiattava. Così. Bene. Bella. Ed è della mantovagatura, come si dice, ma maneggiata, guarda qua, vedete che si fa la crema di formaggio con un pochettino di acqua di pasta, vedete, così. Questo piatto io non so se i nuovi selvate che lo sanno, i ragazzi, perché io che non credo, però può darsi che lo conoscono pure. Adesso al ristorante, per fare più veloce, fanno così, guardate, la mettono, no, mettiamo qua, togliamo questo, aspetta che vi secca. Adesso per fare più veloce al ristorante fanno così. C'è questo ragazzo, questo chiuso, questo chiuso, questo. Che si mette un pochettino. Cioè, un focchiotto non si può capare, io me lo voto un decimo. Adesso fanno le cose che, e ci mettono un pochettino di burro della padella, no? Così. Però questo non è originale. Originale è questa di qua che abbiamo fatto nel piatto. C'erano proprio quelli che facevano mantecatura, no? Mantova, mantecatura, no? E mantova, guardate. Adesso fanno così, mettono tutto nella padella, no? Così, e maneggiano tutto così. Ci mettono un pochettino di formaggio, così, no? Ecco, così, di formaggio, ecco. E c'è pure che aggiunge, c'è pure che aggiunge un pochettino di panna, così, un pochettino di panna. C'è che adesso, come la fanno adesso, così, vedete? E questo è Alfredo. Per fare la mantovagatura, per fare la mantecatura, così, vedete? Casomai che si mette sempre un pochettino di acqua di pasta, così, no? Ecco, così. Si mette un pochettino di acqua di pasta e si fa la mantecatura, così. Tagliamo il fuoco. Adesso, vedete? Ora, per fare di questa crema nel piatto là, c'è chi usa pure che mettono un pochettino di mais, un pochettino di farina di mais per fare un pochettino di crema. E questa è quella che fanno adesso i veloci. Questa è quella che fanno adesso, però originale è questa qua, guarda. Originale è questa qua, vedete? Questa che si fa qua, c'erano i metodelli, i Cefisang che facevano la a mantecatura. Questa qua è quella originale, così. Ecco, e questa qua, così che togliamo tutto, no? Questa qua, no? Adesso dobbiamo stare attenti per la padella, così. E quella che fanno adesso al ristorante, così, per essere più veloce. Però originale, come si può dire, è questa qua. Adesso ci mettiamo un pochettino di formaggio sopra, così e così. Pulizziamo sempre il bordo, perché
O cazzo deve essere sempre sistematello. Il burro deve essere sempre morbido prima, no? Così, ecco. Così, con Gennaro Esposito, la salutiamo e ci vediamo alla prossima. Condividete! Questa è la famosa, come che vi ho spiegato prima, ristorante di Roma, quando tutto era bianco e nero, che c'era sulla radio, c'era questo ristorante chiamato Alfredo e facevano questo tipo di fettuccine, che andava molto. Ora, da padre e figli, insomma, fanno ancora questa fettuccina Alfredo a Roma, perché vi ripeto, la fettuccina è romana, i tagliatelle sono romagnoli. Insomma, spero di essere stato chiaro, non lo so, posto nella mantovagatura, ci siamo persi un pochettino. Salutami il signor Gennaro Esposito e Vittorio Gabelli i Fregalazzi, questa è la fettuccine. Affè, bene a tutte, lo sognate.